cosa significa lasciarsi tutto alle spalle per inseguire una speranza? Cosa vuol dire guardare in faccia la possibilità della morte per sfuggire alla sua certezza? Io sono Carolina Paolicchi e sono una delle curatrici e dei traduttori del volume Al cuore della migrazione, che è stato creato grazie alla collaborazione di più di 60 tra scrittori e artisti visuali che hanno voluto donare la loro opera per raccontare la migrazione. L'edizione francese è uscita nel 2018 e noi a marzo di questo anno abbiamo deciso di far uscire la traduzione in italiano, alla quale hanno collaborato 12 traduttori giovanissimi. Questo libro raccoglie racconti brevi, poesie, ma anche altre forme di racconto come i reportage, i manifesti e le immagini. Tutte insieme queste forme d'arte contribuiscono a restituire l'immagine di quello che è oggi il fenomeno migratorio. Non si parla però solamente del fenomeno degli sbarchi, ma anche di questioni forse più importanti come la costruzione di una nuova identità, il viaggio, l'esilio e la nostalgia. I proventi delle vendite verranno donati all'Organizzazione Umanitaria Europea SOS Méditerranée. Dalla sua fondazione e grazie al sostegno di migliaia di cittadini, questa organizzazione ha portato in salvo più di 32.000 persone che si trovavano in pericolo nelle acque del Mediterraneo. Per concludere, vi leggo un breve brano che è Tu di Valérie Zenatti. Ignoro quale parola significhi mare nella tua lingua. Ignoro quale nome tu dia al Mediterraneo. Ignoro in quale notte d'apprensione o di estasi tu sia nato. Ignoro i tuoi entusiasmi e i tuoi timori. La tua vita è annegata nella moltitudine. Tu sei i rifugiati. Ma lo so io che hai la tua storia. Che comincia lì dove nessun'altra storia comincia e si concluderà lì dove nessun'altra storia si concluderà. Tra questi due punti, unici tra miliardi di altri, tu vuoi vivere e questo lo so, ne ho la certezza, ancorata alla mia coscienza quando penso a te, a voi, i rifugiati. Tu sei un uomo, una donna, un bambino. Sei un vecchio, sei un adolescente. E questo desiderio di vivere che so di te mi sconvolge e mi lega a te. Tu diventi fratello, sorella. Vieni, condivideremo le nostre storie e i nostri silenzi. Grazie per avermi ascoltato e grazie per averci invitato a partecipare con Al cuore della migrazione alla Giornata Mondiale del Rifugiato 2021 organizzata dal Servizio Intercultura delle Biblioteche di Roma. A presto!